La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato in una quindicina di aziende cinesi del macrolotto 727.000 rotoli di tessuto, pari a circa 170 milioni di metri quadri, e 580.000 rocche di filato, per un valore complessivo che si aggira sui 50 milioni di euro. Tutta la merce era priva di tracciabilità, come imposto dalle leggi attuali. In particolare, la quasi totalità dei rotoli di tessuto accatastati nei depositi è risultata sprovvista delle etichette dei contrassegni recanti in lingua italiana l'indicazione della composizione fibrosa e dei dati identificativi del fabbricante e dell'importatore, così come del riferimento ai documenti doganali e commerciali di accompagnamento. A carico dei rappresentanti delle aziende coinvolte, la Camera di Commercio ha irrogato sanzioni amministrative per un importo complessivo fino a un massimo di circa 1,2 milioni di euro. In caso di mancata regolarizzazione, i prodotti tessili sequestrati saranno sottoposti a confisca. L'operazione dei finanzieri del gruppo di Prato, chiamata Fabric Tracking, ha permesso di rilevare diffuse irregolarità tali da precludere la commercializzazione dei prodotti sull'intero territorio dell'Unione Europea, senza dimenticare che l'impossibilità di accertare in sede di attività ispettive l'origine dei tessuti favorisce il contrabbando della merce in arrivo dall'estero e la conseguente evasione di IVA e altri tributi.